Ciao ragazzi, buonasera a tutti, vedete due posto, benvenuti all'ultimo incontro del nostro ciclo di seminari Science Toolbox, che ogni anno cerchiamo di organizzare per cercare di fornirvi gli strumenti atti a discernere quelle che sono le notizie vere da quelle false, cercare di fare anche una divulgazione scientifica corretta. Science Toolbox è organizzato da due realtà che adesso presenterò, ma la giornata di oggi a concludere quest'anno questo ciclo di conferenze abbiamo con noi Paolo Attivissimo che ci parlerà di debunking e complottismo. Come vi dicevo, Science Toolbox è organizzato da Studenti per un Padova, che è un istituto studentesco di cui faccio parte, che si occupa di difendere a vari livelli quelli che sono i diritti degli studenti universitari, ma che si occupa anche di arricchire l'offerta culturale del proprio ateneo, ad esempio con iniziative come questa. L'iniziativa di oggi, come vi dicevo, è organizzata anche in collaborazione con il CCAP Veneto, per la cui presentazione lascio la parola a Paola, lasciando poi spazio a Paolo Attivissimo per la presentazione di oggi. Grazie. Ciao a tutti, io non sono Paola, ma sono Paola e sono andato bene. Voi credo siate già venuti all'altro appuntamento di Design Toolbox, per cui molto velocemente vi ricordo il CICA, Comitato Italiano per il Controllo delle Informazioni sulle Pseudoscienze, una volta paranormale, adesso mi interessano di più omeopatia, astrologia, cose passate per scienza, mentre scienza, quando scienza non sono, quindi ci siamo ritrovati invece che occuparci di cartomanti e telepati, di pseudomedici, pseudoscienziati, pseudo qualche cosa, da cui abbiamo cambiato il nome e siamo arrivati a diventare aggiunto controllo delle affermazioni pseudoscientifiche. Sapete che nasce da un'idea di Angela, sapete che ci sono un sacco di professori e non grossi che ci appoggiano, che ci seguono, che ci fanno da consulenti, e ormai spero sappiate anche che però il CICAP è fatto di persone come noi e come voi, quindi studenti, persone non necessariamente di scienza, non necessariamente con ruoli accademici o altro. Per questo motivo qui sopra trovate volantini, DEPIAN, questionari da compilare, per chiunque ha voglia di darci una mano, di partecipare ad altri, di fare qualsiasi cosa anche con noi, anche fare indagini, non imparare a fare indagini sul mondo delle pseudoscienze, ma anche semplicemente consegnare volantini, preparare una grafica, dare una mano nell'organizzazione di un evento, quindi alla portata di chiunque. Siamo qui, non siate timidi, e chiudo velocemente l'introduzione presentando di Paolo Attivissimo, consulente CICAP, e non so se sei anche socio emerito adesso, sì, socio emerito. Lui si occupa di debunking. Cos'è il debunking? Ve lo spiega lui. Cosa si fa in caso di bufale? Ve lo spiega lui, tutto il resto lo spiega lui. Tutto. Buonasera, benvenuti. Come va? Vi sentite bene nel fondo? Tutto a posto? Sì, vedo un pollice alzato. Bene, buon segno. Allora, sono già stato ben presentato, quindi giusto aggiungo un paio di note su di me. Per chi non mi conosce, io sono un giornalista. Faccio un tipo di giornalismo un po' particolare, giornalismo di precisione si chiama, ossia debunking, la verifica dei fatti, il controllo dell'informazione, un po' come fa il CICAP in altri ambiti. Io mi occupo principalmente di affermazioni in campo tecnico, scientifico, quindi cose sulle quali abbiamo dei dati concreti da manipolare, da esaminare, da vedere. E mi occupo anche in particolare di un fenomeno molto diffuso ultimamente, che è il cospirazionismo o complottismo. Sembra che ci sia stato una specie di boom improvviso di queste tesi alternative, di ricostruzioni alternative della verità. Addirittura abbiamo al governo degli Stati Uniti gente che parla di fatti alternativi, quindi siamo in una epoca un po' particolare. Però il cospirazionismo in realtà c'è sempre stato. Quello che è cambiato ultimamente è il modo in cui si propaga, soprattutto la velocità con la quale si propaga una tesi di complotto. Vedremo alcuni esempi, tanto per cominciare a conoscere questo campo molto particolare e cominciare a tirarne fuori alcune regole generali. Una premessa molto importante: io non arrivo qui con la pretesa di essere depositario di verità assolute, ci mancherebbe. Tutto quello che posso portare è un metodo.
che insieme a tanti colleghi nel corso del tempo abbiamo sviluppato, affinato, abbiamo visto che tutto sommato funziona. Questo metodo è liberamente utilizzabile non solo per le tesi di complotto, ma in generale per qualunque affermazione di proviamo a dover affrontare e verificare. È a disposizione di tutti, provate, vedete se funziona, se non funziona lo miglioriamo, ma insieme credo che sia uno strumento molto importante per poter fare un po' di chiarezza in un campo come quello delle scelte di tutti i giorni, anche della storia, che ci tocca tutti. Noi oggi siamo chiamati continuamente a prendere decisioni su argomenti delicati come la salute, come il futuro del nostro paese, e queste decisioni spesso dipendono da informazioni scientifiche. Intorno a queste informazioni nasce anche molta disinformazione, e quindi qui vi porto una specie di cassetta degli attrezzi che, se vi piace, potete usare. Cominciamo a fare un giro in questo mondo un po' particolare delle cospirazioni e di cospirazionismi. Esistono da sempre delle tesi di complotto molto conosciute, molto particolari, qui ne vedete alcuni: l'assassino del presidente Kennedy, strano che un presidente decide di andare su un'automobile scoperta a Dallas sapendo che ci sono molte persone che sono ostili alla sua presidenza, strano che un singolo cecchino riesca a colpirlo e ucciderlo, un presidente degli Stati Uniti così facilmente vulnerabile, sembra strana questa cosa, strano che il filmato sia stato conservato a lungo tempo, siano stati escisi e rimossi dei fotogrammi di questo filmato che riprende l'omicidio del presidente. Oppure cose più recenti come lo sbarco sulla Luna, 1969-1972, diverse missioni sbarcano sulla Luna, c'è chi dice no, è tutto finto, in realtà le foto sono state fabbricate in uno studio cinematografico, è stato chiamato Stanley Kubrick, il grande regista, maestro degli effetti speciali, perché c'era da fregare il mondo. Un altro esempio molto conosciuto, le tesi sull'11 settembre. L'11 settembre del 2001 un attentato senza precedenti devasta New York, abbatte le Torri Gemelle, colpisce il Pentagono, 4 aerei vengono dirottati, un quarto di questi aerei precipita in Pennsylvania, gli altri 3 colpiscono rispettivamente 2 le Torri Gemelle e 1 il Pentagono. È uno degli attentati più sensazionali, ha letteralmente cambiato la storia. E intorno a questa vicenda sono nate delle spiegazioni alternative. Oppure cose piccole. Questa è una delle storie preferite di Massimo Polidoro, un collega del CICA, i Beatles. Ci serve questa leggenda secondo la quale Paul McCartney, uno dei componenti di Beatles, sarebbe stato in realtà sostituito da un sosia molti anni fa, perché era morto in un incidente, quindi la casa discografica ha detto facciamo finta, sostituiamolo con un sosia, tanto chi vuoi che se ne accorga, perché i Beatles stanno facendo un pacco di soldi. E la prova di questa cospirazione sarebbe in realtà annidata da alcuni indizi. Per esempio, se guardate le copertine dei dischi di Beatles, noterete in particolare questa, dove loro stanno attraversando Abbey Road, Paul McCartney è l'unico scalzo, tutti gli altri non le scarpe, Paul McCartney a piedi nudi. E esiste una tribù della Polinesia nella quale questo è un simbolo del fatto che sei in realtà una persona che non c'è più, sei un fantasma, sei un morto. Quindi questo è un segnale per dire che in realtà Paul era morto, era sostituito da un sosia. Se invece in un certo modo questa targa dell'automobile che sta sullo sfondo, capisci che è un messaggio in codice e via dicendo. Quindi storie intriganti, curiose, però sono tesi di complotto, cioè si afferma una verità, uno svolgimento dei fatti che è diverso da quello comunemente accettato. Per esempio ci sono quelli che per le Torri Gemelle dicono che sono state minate con gli esplosivi, ci sono quelli che dicono che le Torri Gemelle sono state distrutte con un fascio di raggi a microonde che arrivavano dalla stazione spaziale nascosta, ci sono quelli che dicono che gli aerei che hanno colpito le torri non esistevano, i passeggeri erano tutti finti e che in realtà gli aerei erano degli ologrammi proiettati, ci sono quelli che sparano teorie di vario genere. Cercano tutto però una cosa comune, che è da rispettare, cioè la spiegazione di un evento. Anche se possono sembrare delle interpretazioni bizzarre, tutte queste visioni alternative sono importanti, non perché siano giuste o sbagliate, ma perché rispecchiano un modo di pensare. Se cerchiamo di guardare questi fenomeni semplicemente con l'occhio freddo, clinico, di chi dice tu hai ragione e io ho torto, o viceversa, e guardiamo semplicemente il confronto fatti contro alternative, stiamo in realtà, secondo me, sbagliando approccio, perché c'è molta psicologia in queste tesi.
e vedremo in dettaglio di che cosa si tratta. Storie come queste non significano soprattutto una cosa, questo è un altro punto che voglio mettere subito in chiaro. Come debunker io vengo spesso accusato di essere quello che non crede a nessuna cospirazione. E in realtà le cospirazioni esistono, sono sempre esistite, tanto negare l'esistenza dei complotti è scremare quelli veritatori falsi. Perché è inutile perdere tempo dietro quelli falsi quando ci sono quelli reali che sono estremamente interessanti. Giusto per dire qualche scandalo, qualche complotto reale. Scandalo Watergate. Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon nel 72 è costretto alle dimissioni successivamente perché si scopre che lui ha organizzato una congiura per sorvegliare i partiti liberali democratici. Nel palazzo Watergate vengono scoperte delle cimici che servono per spiare le conversazioni, i piani dell'organizzazione del partito rivale. E questa è una vera e propria cospirazione, cioè c'erano delle persone importanti, in una posizione influente, addirittura il Presidente degli Stati Uniti, che hanno dato mandato a delle persone di fare un'operazione in segreto per cambiare l'ordine del mondo. Quindi è un complotto, questo è un complotto reale. Lo sappiamo perché sono emerse delle prove concrete, tanto vero che poi alla fine Richard Nixon è stato portato all'impeachment e poi si è dovuto dimettere. Oppure un altro argomento, un'altra tesi di complotto che è reale, una cospirazione reale, è quella dello sbarco sulla Luna, ma non quella che tutti conoscete, è tutto finto, le foto sono false. No, il complotto sovietico. Se vi ricordate, o se avete studiato, visto che siete molto giovani, se avete visto qualche libro di storia in cui si parla dell'equilibrio del mondo di quell'epoca, negli anni 60 c'era l'Unione Sovietica contro gli Stati Uniti e viceversa, si puntavano amichevolmente tante bombe nucleari addosso, e allora l'idea era cerchiamo di fare competizione per convincere il resto del mondo a stare o con noi o con gli altri, facendo anche propaganda. Furono organizzate queste missioni nello spazio, non nascondiamoci più un dito, gran parte del progresso spaziale è stato finanziato dalla propaganda politica. La corsa alla Luna è stata un'operazione di immagine, ma non nel senso che è stata falsificata. Sulla Luna ci sono andati realmente e abbiamo una catasta di prove che poi mi interessa, possiamo discutere. Ma era importante l'aspetto politico di tutta l'operazione. I russi erano esattamente della stessa idea, vogliamo essere noi i primi a raggiungere la Luna, vogliamo essere noi i primi nelle conquiste spaziali perché questo ci dà molto prestigio. E se siamo noi che siamo ammantati di prestigio, riusciamo a attirare i paesi che vogliono stare dalla nostra parte. Vedi, il sistema comunista funziona. E fondamentalmente era una guerra fra, non guerreggiata fra comunismo e capitalismo. In questa storia, quindi, i russi hanno investito moltissimo, sono riusciti a essere i primi col satellite artificiale intorno alla Terra, i primi a mettere un uomo intorno a orbitare intorno alla Terra, hanno accumulato una serie di record straordinari. Gli americani li hanno battuti però in uno dei record più importanti, quello arrivare per primi sulla Luna. Però questo non vuol dire che i russi non ci abbiano provato. Noi sappiamo in dettaglio tutta la storia della corsa americana verso lo spazio. Quello che molti non sanno è che esiste una cospirazione reale organizzata dai sovietici per cercare di battere sul tempo gli americani. Mentre gli americani facevano tutto o quasi alla luce del sole, i russi costruivano di nascosto questo colossale missile, una di una serie, si chiama N1. Oggi abbiamo tantissimo materiale che documenta questo progetto. L'N1 fu tenuto completamente segreto all'opinione pubblica, sia sovietica sia occidentale, nel tentativo di farlo a sorpresa. Abbiamo lanciato un missile, il nostro cosmonauta già in viaggio verso la Luna, vi batte tutti, e quindi piantare una bella bandiera rossa sulla Luna prima della bandiera americana. Questa era la loro intenzione. È andata malissimo. Quattro lanci, quattro disastri, per fortuna senza morti, non c'era equipaggio a bordo. Morale della storia, facciamo finta di non averci mai provato, nascondiamo tutto, insabbiamo. L'N1 non è mai esistito. Questa è una cospirazione. Una grandissima cospirazione con un numero di partecipanti piuttosto elevato, con degli oggetti di reperti decisamente visibili, di cui adesso però siamo arrivati a conoscenza. Anche questo quindi è un esempio di cospirazione reale, poco conosciuta forse al di fuori degli storici delle missioni spaziali, però sappiamo che ci fu questo complotto per cercare di battere gli americani. Da parte americana ci sono già state
passato delle cospirazioni reali, come questa. Questa è una chicca molto particolare che mi ricordo perché da bambino mi aveva affascinato. Io leggevo sui libri che giravano all'epoca, i libri di scienza, riccamente illustrati, non c'erano le foto, era tutto disegnato dagli artisti all'epoca, e leggevo di questi nodi di manganese che costellavano il fondo degli oceani e che sarebbero stati la risorsa del futuro. Risultato, gli americani avrebbero investito ingenti somme per fare delle navi esplorative per poter andare per fare trivellazioni in profondità, raccogliere questi noduli, esplorare il fondo degli oceani. Sarebbe stata una nuova frontiera. E si parlava moltissimo di questa nave, la Global Explorer, negli anni 70, e io dissi, beh sì, storia interessante, finita. Quello che non sapevo, e che è stato bellissimo scoprire più tardi, è che in realtà questa è un'operazione di copertura della CIA. Un sommergibile nucleare sovietico si era inabissato in acque profondissime, i russi non avevano la tecnologia per andarlo a riprendere, gli americani volevano mettersi sulle mani, perché c'erano dentro tutte le tecnologie più avanzate dei sovietici. Soluzione, non possiamo andare in acque internazionali sopra dove si è inabissato, perché altrimenti i sovietici ci massacrano, non è molto gentile. Soluzione, mandiamo la CIA che con l'operazione di copertura fa una nave che ufficialmente è civile, ma in realtà serve per andare a bordo un batiscafo in grado di entrare a grandissima profondità, recuperare almeno dei frammenti dei sistemi di bordo. E quello che fu proprio fatto in questo modo, coinvolgendo fra l'altro nomi molto conosciuti all'epoca come Howard Hughes, miliardario molto eccentrico, e con una storia di copertura. C'erano scatole cinesi, aziende dentro aziende possedute alla fine, in ultima analisi, dalla CIA, che avevano organizzato questa spedizione. La cosa rimase segreta per poco tempo perché Los Angeles Times e altre riviste, altri giornali, riuscirono a scoprire, si insospettirono di questa strana nave che faceva cose straordinarie, si accorsero che c'era sotto qualche cosa di più e riuscirono a smascherare la cospirazione. E qui questo è un altro esempio di complotto con tanti partecipanti, che però alla fine è stato smascherato. E ce ne sono tante, la storia in realtà è costellata di cospirazione. Ne cito giusto qualcun'altra, tanto per stuzzicare, magari di intriga, esplorare di più. Ho scoperto, per esempio, che le macchine di crittografia dei tedeschi, la macchina Enigma, fu decrittata durante la Seconda Guerra Mondiale a Bletchley Park, a Londra, in Inghilterra, da persone che per 50 anni hanno mantenuto il segreto su questa cosa. Non ne hanno parlato con nessuno, erano uomini e donne che neanche col computer, perché il computer è stato inventato praticamente apposta per fare queste cose da Alan Turing, ma hanno usato la matematica, la loro competenza personale, carta e penna, per cercare di decifrare questa potentissima macchina di crittografia usata dai militari tedeschi. Questa operazione nel cuore di Londra era completamente segreta ed è rimasta segreta per 50 anni. Oppure cospirazioni, l'attentato a Hitler, l'operazione Valkyria, oppure una grande cospirazione, lo sbarco in Normandia, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, questa enorme operazione deve essere tenuta segreta, bisogna confondere i tedeschi e far capire, non far capire dove avverrà lo sbarco, altrimenti sarà un massacro anche peggiore di quello che poi è stato. Il progetto Manhattan per arrivare alla bomba atomica e la reazione nucleare controllata, anche questa era un'operazione strategica che doveva essere segreta, però era necessario avere addirittura villaggi, città, interi gruppi di scienziati, centinaia di migliaia di persone partecipanti a questa attività. Oppure in tempi o su temi un po' più tristi, la strage di Katyn, che fu per molto tempo attribuita ai tedeschi e poi in realtà è stato fuori che era stato Stalin. O a casa mia, io sono nato in Inghilterra, questa è una di quelle piccole cose che gli inglesi sanno fare molto bene, cioè essere così belli e rispettabili di facciata, ma sotto fare cose più atroci e insabbiarle, poi alla fine ci fanno un bel film e tutto si risolve. Se avete presente Gandhi, ecco così, no? Si scoprì negli anni 80 che i lavoratori dei centri nucleari, in particolare quelli di Sellafield, quando morivano venivano espiantati gli organi senza dirlo ai familiari, così, perché facevano degli esperimenti per vedere quanto erano radioattivi. Che bella cosa! Questa è una cospirazione che ha coinvolto tutte le autorità sanitarie. Per un lungo periodo queste persone sono riuscite a mantenere il segreto, però alla fine è emerso. E poi c'è un'altra cosa che io trovo assolutamente affascinante. Noterete che io parlo molto spesso di emozioni che riguardano i complotti, perché questa alla fine è la chiave, secondo me, di interpretazione di questi fenomeni.
ultimamente ci siamo resi conto sempre più fortemente che esistono delle cospirazioni intorno a noi. Noi letteralmente viviamo all'interno di una cospirazione, di un complotto. Questo volto vi sarà familiare, Edward Snowden, è stato uno dei più grandi rivelatori di cospirazioni dei tempi moderni. Ex dipendente di una società che lavorava per la CIA e per l'NSA, ha ruotato il sacco, ha detto: io queste cose non le posso più guardare, moralmente le trovo inaccettabili, adesso vi racconto che cosa fanno, che tecnologia abbiamo per la sorveglianza globale. E quindi il fatto che il vostro televisore Samsung sia attaccabile e possa essere acceso da remoto per poter osservarvi mentre siete in casa e via dicendo, oppure che i vostri telefoni siano perfettamente sorvegliabili, o che Windows abbia delle vulnerabilità, ce l'abbia anche il Mac. Tutte queste cose oggi le sappiamo grazie a persone che hanno rivelato una cospirazione come questa. Quindi complotti ci sono, ne abbiamo delle prove, abbiamo visto alcuni casi, e cerchiamo di vedere come mai esiste questo fenomeno ripetitivo. Inevitabile che in un'organizzazione sociale complessa ci siano dei segreti, che ci siano delle persone che cercano di conquistare il potere o di nascondere cose sgradite all'opinione pubblica. Può essere per motivi politici, può essere per motivi commerciali, per avere un vantaggio economico, per avere un vantaggio strategico. Ma perché siamo noi a raccontarle? Probabilmente mentre io vi raccontavo questi esempi veloci, voi avete cominciato a immaginare la scena, la nave segreta, i noduli di manganese in fondo al mare, il fotografo che falsifica le foto della Luna, o forse no, il razzo sovietico, tutti quelli che insabbiano tutte le informazioni. E sono storie affascinanti. Questa secondo me è la chiave di interpretazione e di contrasto delle tesi di complotto. Se io le guardo semplicemente come argomentazioni, è vero o è falso, clinicamente, non funziona. Non riesco a fare breccia, non convinco nessuno e non interesso nessuno. Ma se le vediamo dal punto di vista della narrazione, queste sono storie eccezionali. Ci affascinano perché hanno una serie di vantaggi, paradossalmente, rispetto alla realtà. Le teorie di complotto, le tesi di complotto, hanno per esempio un grosso vantaggio fondamentale, sono più semplici. Cos'è successo? È stata la CIA. Problema risolto. Non devo perdere tempo, voglio sapere cosa è successo l'11 settembre, devo imparare ingegneria strutturale, come funziona un incendio, come funziona il traffico aereo, dovrei leggermi pagine su pagine di rapporti tecnici. No, è stata la Cina. O sono stati i rettiliani o quello che volete, insomma, ciascuno poi prende il proprio livello di sensibilità. Però è una storia semplice che appaga. Soprattutto appaga le persone che hanno già una predisposizione. Siamo tutti diffidenti nei confronti dei governi, giustamente, di qualunque genere, siamo particolarmente diffidenti nei confronti di governi che hanno dimostrato di essere già abili bugiardi e a volte anche maldestri bugiardi. Quindi il fatto che un governo come quello americano o quello russo o quello italiano possano organizzare delle cospirazioni ci sembra perfettamente plausibile, e lo è, perché in effetti succede. Però se la mia visione del mondo è tutto succede secondo un ordine, tutto succede secondo un grande disegno, vedere una tesi di complotto mi soddisfa, mi appaga, mi dà paradossalmente equilibrio. Invece di pensare che questi siano eventi completamente casuali, che succedono senza un ordine, che possono succedere quindi in qualunque momento, potrei uscire di qui e c'è per strada un attentato, invece no, c'è un grande vecchio che organizza tutto, quindi se io so come funziona, penso di sapere come funziona, forse riesco a evitare il problema. Quindi la tesi di complotto mette ordine nel caos. E questa è una leva psicologica potentissima. È molto più facile accettare un mondo dove esistono le cospirazioni che un mondo dove le cose succedono per caso. E infatti le tesi di complotto, se le guardate tutte, hanno questo tema ricorrente, sono ordine nel caos. Denotano, dimostrano che c'è un'intenzione dietro ogni cosa. Le cose non succedono mai per caso. E vedi, probabilmente vi capiterà anche nelle conversazioni sul calcio, e dai, quello non può aver finto il fallo così tanto per, si vede che era pagato dalla squadra avversaria per l'arbitro venduto, ci abbiamo giocato proprio su queste cose. Quindi c'è una grossa parte emotiva. Un altro particolare effetto delle tesi complotte è che mi danno una giustificazione. E cosa ci posso fare? Cioè, se il mondo è fatto così, se, che so, esiste la lobby massonica che comanda i vaccini, la sto inventando in questo momento,
qualcuno magari ci crede, ma va bene così, non è un problema. Se esiste questa lobby che comanda le Big Pharma, che ci posso fare? Tanto è inutile che mi preoccupi di queste cose, è inutile studiare, è inutile documentarsi, è inutile cercare di fare proselitismo, è tutto inutile, è una giustificazione per non fare niente. Il complottista, alla fine, molto spesso, è una persona che non vuole affrontare i problemi. Si è trovata questo alibi per dire, vedi, tanto io contro i poteri dei potentissimissimi non posso fare niente, quindi tanto vale che te ne stia a casa a, che so, giocare a Sudoku o guardare giocare a Scarabeo. Quindi c'è anche questo aspetto fondamentale del conforto psicologico. Strano che una tesi di complotto possa essere confortante, ma effettivamente vedo spesso che è così. È addirittura una consolazione. Quando io vedo tragedie come queste, storie che cambiano completamente il corso della storia, qui vedete due casi storici, Elvis Presley che muore in condizioni imbarazzantissime, cioè fondamentalmente muore sovrappeso, obeso, annegato nel proprio vomito sul water di casa propria, perché sta malissimo. È una morte che non c'entra niente con la sua figura di rockstar. Michael Jackson, stessa cosa. Ci sembra ridicolo che una persona così conosciuta possa fare una fine così ridicola come un'overdose di farmaci regolari prescritti da un medico. E allora cerchiamo una spiegazione. Lady Diana, non è possibile che una principessa della famiglia reale britannica, amatissima da tanti sudditi, possa finire come l'ultimo delle persone normali schiantandosi contro un pilone di un cavalcavia perché la Mercedes andava troppo forte. Non funzionano queste storie. C'è uno squilibrio fondamentale. Noi abbiamo, questa è una caratteristica molto comune, universale, è importante conoscerla. Noi abbiamo il bisogno di sentire sempre che per ogni grande storia c'è una grande spiegazione. Quando la spiegazione è piccola e la storia è grande, ci dà fastidio, sentiamo uno squilibrio. E allora è per questo che le tesi di complotto sono più appaganti, perché danno la grande architettura, danno una grande spiegazione a un grande fenomeno. La morte della principessa Diana cambia gli equilibri, è uno shock non solo nazionale ma mondiale, non si parla d'altro per settimane, ancora adesso ci sono quelli che tirano fuori varie teorie alternative. L'idea che tutto questo sia successo semplicemente perché un artista è andato troppo veloce sembra assurda, sembra sproporzionata. Delitto Kennedy, che un presidente degli Stati Uniti possa essere ucciso da un ex militare armato di un fucile che si mette in cima a piani alti di una libreria e riesce a sparare a un'auto in corsa sembra sproporzionato. Che 19 terroristi riescano a prendere il controllo di 4 aerei di linea e devastino completamente e causino tutto quello che è successo dopo 11 settembre 2001, cioè le guerre che ancora adesso stiamo vedendo in giro per il mondo, sembra sproporzionato. Ci serve qualcosa di più grosso. E quindi vogliamo in un certo senso credere. Il successo di storie, racconti, narrazioni come quella di X-Files gioca proprio su queste leve emotive. Io voglio credere che queste cose abbiano un senso, voglio credere che queste cose siano proporzionate, che ci siano delle grandi cause per questi grandi eventi. Altrimenti mi trovo a disagio, non riesco a spiegarmi. E un altro aspetto psicologico di questo genere di modo di pensare, che credo sia fondamentale conoscere, è che mi giustificano nei miei successi. Se io sono un cospirazionista e qualcuno viene promosso prima di me su un posto di lavoro, qualcuno prende un voto migliore del mio, ma perché quello là è della lobby ebraica, quello è ammanicato con il rettore, quello è di quella varia associazione, o è interista, non lo so, dipende dal punto di vista. Però è facile usare le teorie di complotto, le teorie sulle associazioni segrete per giustificare i propri successi. Non è colpa mia, è che il mondo lo disegnano così. E allora in questo modo riesco a avere una gratificazione dalle tesi di complotto. E questo spiega il successo. Queste tesi alternative, qui vedete una collezione di libri su una tesi che ha fatto molti, molti soldi. 2012, e qui fondamentalmente il successo non è soltanto psicologico, è anche commerciale. Esiste un principio, non un po' scurrile, è la teoria della montagna di
le dame, che dice fabbricare una panzana richiede pochissima fatica, ripulire il fetore di quella panzana richiede una fatica enorme. E lo stesso vale per le tesi di complotto. Fabbricare una tesi di complotto è facilissimo, si vende bene, è una grande storia. Fare debunking, cioè esaminare le affermazioni, verificare, trovare le fonti, spiegare in dettaglio perché la tesi di complotto è sbagliata, è noiosissimo ed è faticosissimo. Quindi dal punto di vista commerciale queste cose funzionano. Il successo di tutti i libri sul 2012, che poi se ci pensate bene, compro un libro sul 2012, cosa dicono questi libri? Ah, il mondo finirà nel 2012, cosa lo compri a fare se finisce l'anno prossimo? Questo, qualche anno fa era così, no? Io ho ricevuto le mail dei ragazzi e dei genitori che dicevano mio figlio non vuole più studiare perché di stato il mondo, non l'hanno detto mai, il mondo finisce l'anno prossimo, cosa studio a fare? E adesso, come avete visto, il 2012 è passato e non è successo nulla, quindi mi spiace, questa scusa non funziona più. Però, nel frattempo, si è formato un vero e proprio mercato di prodotti di questa narrazione affascinante. Dal punto di vista giornalistico, e qui purtroppo devo parlare male un po' di alcuni colleghi, non di tutti, ma di alcuni colleghi, in particolare uno che si chiama, non faccio il nome, ma solo il cognome, Giacobbo. Roberto Giacobbo, comunque si è scappato il mio nome, dice, ha fatto un'operazione commerciale straordinaria sulle tesi dei Maya che avrebbero previsto la fine del mondo per il 2012. L'ha fatto però con l'appoggio della RAI. Il libro suo è uscito con tanto di ieri edizioni RAI, ha venduto 150.000 copie, quindi c'è anche stata molta gente che ha comprato. È un'operazione commerciale, quindi il complottismo vende. Faccio giusto un altro esempio. Alex Jones è una vecchia conoscenza di chiunque si occupi di cospirazionismo. Alex Jones è un personaggio della radio americana che ha un enorme seguito, ha anche un enorme budget finanziario. Incassa tantissimo vedendo cappellini, tazze, c'è la monetina che compri e ci sono le torri gemelle che si alzano e si abbassano e si alzano e si abbassano, delle cose di squisito gusto. E queste cose le racconta periodicamente a milioni di persone. Ci guadagna un sacco di soldi. Adesso ha in corso una causa di divorzio e sta lottando per l'affidamento dei figli, e quindi questo Alex Jones, che si è sempre presentato come paladino delle verità alternative, quello che diceva quello che gli altri non osavano dire, è andato in tribunale a dire no, ma io sono soltanto un attore, quello che dico non è vero, lo faccio perché è il mio personaggio. I complottisti ci sono rimasti piuttosto male. Beh, Alex Jones, che io conosco come miei colleghi perché per tanti anni è stato uno dei punti di riferimento del cospirazionismo sull'11 settembre, Alex Jones adesso dice di essere un attore, di essere un performer, ma è allo stesso tempo una delle persone più vicine a Donald Trump. Quindi il cospirazionismo sta letteralmente nella casa di Anna. Ci sono persone in queste posizioni che lo seguono come se fosse un personaggio reale. Uno degli altri vantaggi del cospirazionismo è che si fabbrica con poco e quindi riempi vuoti. Mi spiace dare una triste notizia di giornalismo, però fondamentalmente i talk show televisivi non sono nati per informare le persone, quella è una scusa, sono un riempitivo fra gli spazi pubblicitari. Ogni tanto c'è anche qualche marchetta del libro del personaggio di turno. Guardate bene come sono fatti i talk show, alla fine provate a chiedervi quante risposte precise avete ricevuto. Quante volte invece è stato invitato un ospite perché quell'ospite aveva qualcosa da promuovere, il libro che è appena uscito, giusto per dire che uno espone in continuazione i libri, e stranamente ha sempre qualche cosa da dire. Poi c'è questo modo di discutere, di battibeccare, di accavallare le conversazioni che poi alla fine diventano dei dibattiti strillati, ma di fatto non se ne fanno, non se ne presentano tanti. Quello che serve da questo punto di vista è di fare business. È importante tenere presente questo aspetto commerciale del cospirazionismo. Quando soprattutto si esaminano tesi di grande impatto, questa per esempio delle scie chimiche è arrivata in Parlamento, in Senato, ci sono delle persone, sono state fatte più di 12 interrogazioni parlamentari e altre a vari livelli sull'esistenza di questa fantomatica cospirazione, cioè ci sarebbero questi aerei che irruolano sostanze benefiche nell'atmosfera e tutti tacciono. È buffo che questi spruzzano le cose e sotto gli occhi di tutti
e fanno di notte, così non se ne accorge nessuno. No, questo non si fa. Come funziona una tesi di complotto? Questo è un kit, se volete divertirvi a fabbricare una tesi di complotto, questi sono gli ingredienti, una specie di torta. Prima di tutto trovatevi qualche cosa che sia difficile da smentire. Gli aerei stanno in quota. Come faccio a sniffarmi una scia chimica per sapere se è chimica o se è una scia di condensazione? Dovrei organizzare una spedizione, dovrei prendere l'aereo di sorpresa, perché altrimenti dicono e no, hai spiato un aereo sul quale eri già d'accordo che quello non avrebbe spruzzato. Diventa una cosa complicatissima. Però è sotto gli occhi di tutti, e questo è il grosso vantaggio. Poi, altro elemento fondamentale, fate delle accuse generiche, si accusano loro. In generale, così, loro fanno queste cose, ma loro chi? Uno dei criteri che si usa quando si esamina una tesi di complotto, anche per fare la prima scrematura, per dire questa è una tesi che merita, ha un minimo di credibilità, oppure la devo scartare subito. Uno di questi piccoli test è proprio quello di dire, ma chi stai accusando? Cioè, chi è che fa questo complotto? Per esempio, scie chimiche, c'è qualcuno che pilota questi aerei. Questi piloti quando scendono, chi sono, da quali aeroporti partono, chi li comanda, chi li stipendia? Adesso l'Italia forse si convertirà a fare scie chimiche, adesso come non lo so. Ma queste persone scendono dagli aerei e poi devono respirare l'aria che hanno appena irrorato di sostanze benefiche. Hanno, non so, una famiglia, hanno il cane che portano a passeggio, tutte queste piccole cose. Chi sono questi loro che fanno queste cose? È facile accusare dei loro generici, ma una tesi di cospirazione fondata, un'accusa di cospirazione fondata, dovrà fare dei nomi. Se si ferma a dire sono loro che, senza osare fare dei nomi, probabilmente c'è un grosso problema. E poi, soprattutto, quello che funziona, che è la parte difficile rispetto al debunking, è quella di accontentarsi del dubbio. A un cospirazionista basta instillargli il segno del dubbio. Ma potrebbe essere. Non ho prove, ma potrebbe. Sì, ma con il potrebbe non si va molto lontano. Allora, se io guardo queste tesi di cospirazione, queste visioni del mondo alternative, con questo occhio un po' psicologico e un po' tecnico, forse comincio a orientarmi. E in questo senso io ho, insieme a tanti ricercatori, abbiamo raccolto un po' di piccole regole, una specie di lista della spesa. Quando vedete una tesi di complotto, quando la leggete, quando sentite un'accusa grande, qualcosa che vi fa venire, come dire, il senso di ragno dell'uomo ragno, c'è qualcosa che non va in questa storia. Provate a fare questa serie di controlli che vi propongo adesso. Sono delle piccole regole che derivano in parte da questa fonte che vedete qui, ma sono un po' universali. Prima cosa da fare, per esempio, in una tesi di complotto, quanti sono i partecipanti? Quanta gente sarebbe di mezzo? Per esempio, nel caso delle scie chimiche, se fosse vera questa premessa, secondo la quale ci sono gli aerei che irrorano, ci devono essere i piloti che pilotano, ci devono essere gli addetti che li riforniscono, ci deve essere la gente che lavora presso l'azienda che fabbrica la roba chimica che mettono dentro gli aeroplani. Ci deve essere il controllo del traffico aereo, che sa che quegli aerei sono in realtà non pieni di passeggeri, ma pieni di sostanze tossiche, eccetera, eccetera. Quindi ci deve esserci un'enorme organizzazione. Questa organizzazione non è neanche, secondo i sostenitori di questa tesi, a portata mondiale. Quindi dovrebbero esserci centinaia di migliaia di persone coinvolte. Lo stesso vale, per esempio, per lo sbarco sulla Luna. Se qualcuno dice l'abbiamo simulato, ok, come fai a tenere segreto una simulazione che ormai sarebbe in corso da 50 anni? Come fai a pagare 400.000 tecnici, ingegneri, progettisti, fabbricare un razzo che però in realtà non funziona e nessuno vuota il sacco? Questi sono dei criteri fondamentali. Un'altra cosa, un altro elemento di questa lista della spesa, può sembrare una domanda banale. Cosa dicono gli esperti di settore? Perché non dovrebbe essere normale chiedere agli esperti di settore? A quanto pare no. Se provate a guardare tante trasmissioni televisive, il confronto fra le due campane, questo è purtroppo un problema del giornalismo moderno, il confronto fra le due campane viene fatto in questo modo. Da questa parte abbiamo il nostro esperto di piramidi, un uomo che ha dedicato tutta la vita all'egittologia, una persona studiatissima che conosce a menadito tutta la storia dell'Egitto, e dice che le piramidi sono state fatte così e così usando questa tecnica, perché ha delle prove e dei documenti vicini.
dall'altra avevo un manico del salumiere che dice che gli alieni hanno fatto le piramidi. Confrontiamo queste due tesi. C'è qualcosa che non va in questo approccio. Bisognerebbe sentire soltanto gli esperti. Mario il salumiere sarà bravo nel fettare il salame, sarà bravo nel fare un panino con la bresaola come si deve, ma non è un egittologo. Perché lo si porta in televisione? Perché c'è un po' questo verso di dire dobbiamo far sentire anche una tesi alternativa. No, purtroppo non funziona così. Cioè, qui siamo in scienza. Quando io devo parlare, se faccio una, non io, ma se un medico fa lezione di ginecologia, non è che dice, bene, allora, questo è l'apparato riproduttivo, questo è come si fanno i bambini, questo è come si partorisce. Sentiamo ora quello che dice che i bambini li portano le cicogne. Non è così che si fa. Quindi bisognerebbe sentire soltanto gli esperti di settore. Non si fa. È una cosa purtroppo che bisogna sempre fermarsi a fare. La persona che sta parlando, chiedetelo sempre, la persona che sta parlando, che sta facendo questa affermazione, è competente nella materia di cui sta parlando? Può essere competentissima in tutt'altro. Io mi ricordo per esempio Dario Fo, che diceva che il foro al Pentagono era largo 5 metri, l'aereo, un aereo di linea sarebbe passato da un foro di 5 metri. È ovvio che detto così sembra un'assurdità, 15 deve essere una cospirazione sotto. No, poi vai a misurare e vedi che il foro è completamente diverso. Dario Fo era bravo nella sua materia, la letteratura, si è preso un Nobel per questa cosa, ma di teoria del volo, di edilizia, non sapeva, quindi non è un esperto nella materia. Però viene presentato come se fosse un testimone. Altra cosa da fare, attenzione alla selezione dei fatti. Quando mi viene presentata una tesi devo sempre dire, ma mi hai raccontato tutta la storia o mi stai dimenticando qualche cosa che potrebbe in realtà cambiare le carte in tavola? Questo molto spesso si chiama cherry picking, cioè la tesi complottista viene portata avanti, sembra robusta e credibile perché in realtà vengono presentati soltanto i dati favorevoli a quella tesi, dimenticando quelli che la smentiscono. Questo è un meccanismo molto frequente, quindi cercate sempre di vedere se sono stati presentati tutti i dati necessari. Altra cosa, altro piccolo esempio da spunto di verifica, le cose che mi vengono raccontate corrispondono a quello che io posso verificare, perché se già vedo che sui fatti verificati, quelli su cui non c'è nessun dubbio, la persona che presenta la tesi sta dicendo delle panzane, vuol dire che non è competente, vuol dire che non ha neanche spiegato le basi. Se qualcuno mi dice per esempio che questa è una fotografia di Neil Armstrong sulla Luna, gli dico no, è una foto famosissima, ma non è di Neil Armstrong, è del suo compagno, Buzz Aldrin. E questa è una cosa che mi è capitata recentissimamente, tra l'altro, quindi so che queste cose succedono molto spesso. C'è gente che è esperta in un campo e in realtà poi si atteggia esperta anche in altri. Bisogna sempre chiedere rispetto. Vai alla NASA, chiedi se questa foto di chi è, mi fai vedere l'originale, mi fai vedere la traccia da dove viene, e così scopri che è Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla Luna, non il primo. Oppure usi queste cose per esaminare un'asserzione. Prendiamo questa come esempio pratico. Si dice che questa foto, famosissima, è falsa perché controluce nel vuoto non si può fare. Controluce, praticamente vedete che il nostro astronauta ha il Sole alle spalle, come si capisce dall'ombra, come mai la parte anteriore della sua tuta è illuminata? Siamo nel vuoto, non si dovrebbe poter vedere la parte non rischiarata dall'atmosfera. E quindi questa sembra una prova piuttosto credibile della manipolazione di questa fotografia. Il guaio è che questa asserzione non c'entra niente con i fatti. Cioè, il controluce non è legato alla presenza o assenza di atmosfera. Il controluce dipende dalla riflessione della luce sulle superfici circostanti. Questo vale anche se andate a sciare, per esempio, vedrete che avrete bellissimi controluce perché c'è la neve bianchissima che illumina anche la zona in ombra. E questo è quello che sta succedendo. Questa foto è giusta perché l'astronauta frontalmente è rischiarato dalla luce del sole che si riflette sulla superficie della Luna, ha tutto intorno alla superficie lunare. In più, davanti a lui c'è il fotografo che è vestito come lui di bianco altamente riflettente, quindi praticamente fa da lampada quasi naturale. Quindi, molto spesso le affermazioni sembrano credibili finché non comincia a fare la verifica della base. Puoi chiedersi se queste affermazioni sono realmente pertinenti alla tesi generale, perché molto spesso il cospirazionismo tende a sommergerti di affermazioni e alla fine concludi dicendo, beh dai, puoi scontarmi questa, questa o quell'altra, ma
alla fine vedi quante ce ne sono, non possono essere tutte sbagliate, magari sì. Solo che esaminarle una per una pazientemente, pedantemente, è un'operazione complicatissima, per cui rimane sempre quel seme del dubbio. Per esempio, questo è un caso molto frequente, questa è una delle obiezioni più ricorrenti nel corso dell'11 settembre. Si dice: i carburanti degli aerei bruciano a temperatura troppo bassa per fondere l'acciaio. La tesi ufficiale dice che l'acciaio si è fuso e quindi le torri gemelle sono crollate. Ma se il carburante non può bruciare a quella temperatura, la tesi ufficiale deve essere sbagliata. Molto elegante come affermazione. Purtroppo non corrisponde a vero. Nel senso che in un incendio, come quello delle torri gemelle, o anche un incendio domestico in qualunque grande edificio, il carburante di un aereo che dovesse riversarsi dentro, da solo l'innesco, è come dire la miccia. Poi bruciano i contenuti dell'edificio e lo sanno bene quelli che fanno il vigile del fuoco, qualunque incendio domestico raggiunge tranquillamente temperature superiori ai 900 gradi, perché brucia quello che c'è in casa, brucia qualunque cosa. E questo carburante, questo combustibile, questo materiale all'interno della torre del torri gemelle, quindi le carte, la mobilia, tutto quello che c'era all'interno, che ha continuato a bruciare. Il kerosene degli aerei brucia a temperature relativamente basse, però appicca il fuoco a tutto il resto, e quello va avanti a bruciare. Il fuoco è contenuto all'interno, raggiunge temperature sufficienti a causare non lo scioglimento dell'acciaio, non la fusione, ma l'ammorbidimento. E una volta che l'acciaio si ammorbidisce, la struttura non sta più su e viene giù. Però è molto diversa da come l'hanno raccontata all'inizio i complottisti. Quindi questa affermazione in realtà non c'entra niente, sembra un depistaggio. Prego. Sì, c'è spot in intervento. Certo, sì. E io ho poi i rapporti dell'Inst, con cui si dice che la temperatura non raggiunge i 250 gradi. E c'è una lettera della Underway del laboratorio, sì, che ha fatto il pilone praticamente, e si è lamentata appunto con l'Inst perché, secondo i suoi studi, del pilone avrebbe dovuto resistere a più di 1000 gradi per più di un'ora. Sì. Allora, qui andiamo nel dettaglio, ok? Poi ne parliamo con calma, però giusto per rispondere per sommi capi. Primo, The Director's Laboratories non fa la certificazione dell'acciaio. Se non sbaglio, la lettera è di quella di Kevin Ryan. Kevin Ryan è uno che si occupa di sicurezza dell'acqua, quindi sindrome del falso esperto. Seconda cosa, qui non si parla di acciaio e basta. Quando si fa la struttura di un edificio, tutte le strutture in acciaio devono essere rivestite di schiumogeno, di schiuma antincendio. Fa parte del nome all'inizio. Sì, dalla sigla proprio del trattamento dell'acciaio. Sì, questo significa, cioè, se la prassi richiede che l'acciaio venga rivestito di schiuma antincendio, vuol dire che l'acciaio è sensibile agli incendi. In effetti, abbiamo visto anche in altre circostanze dove c'è una, per esempio c'è la Windsor Tower, che è un edificio che è parzialmente crollato, la parte in acciaio, l'edificio ha preso fuoco, grattacielo a Madrid ha preso fuoco, la parte in cemento armato è rimasta in piedi, il nucleo, la parte esterna, che era un traliccio, una struttura in acciaio, ha ceduto. Quindi abbiamo anche delle conferme concrete del fatto che purtroppo l'acciaio, quando raggiunge certe temperature, non può stare in piedi. Ed è anche previsto dalle norme edilizie, cioè si sa, non è un dubbio. Quello che mi racconta è un classico esempio di prendere degli elementi, estrarli, togliere dal loro contesto completo e poi presentarli come se fosse una prova sospetta. Ed è giusto, cioè finché non si va a verificare che lavoro fa l'Underwriters Laboratory, se non si va a vedere chi è Kevin Ryan, che è l'autore di quella lettera, non più che sembra credibile, per come c'è un laboratorio americano che dice che così. Poi l'altra cosa, i 250 gradi della temperatura raggiunta dall'acciaio in alcune zone. E questa è la temperatura raggiunta in alcune zone dell'edificio. Parla delle colonne centrali, cioè gli unici prezzi che sono stati. Sì. Infatti il problema qui è che quella temperatura può essere rilevata o stimata a varie posizioni. Quello che adesso qui la cosa si fa complicata, per cui poi magari parliamo nella parte successiva, la domanda e risposte. Però quello che voglio sottolineare è come prendere un singolo elemento fuori contesto può creare una situazione più agevole, può rinforzare la credibilità di una tesi di complotto.
è giusto quando vedo una cosa del genere dire guarda, potrebbe essere interessante, potrebbe essere una prova che qualcosa non ci è stato raccontato. Cioè, voglio sottolineare che è giusto avere il dubbio, è giusto chiedersi, soprattutto quando la dichiarazione arriva da una fonte governativa ufficiale. Però allo stesso tempo non devo cadere nel tranello opposto, cioè quello di credere ciecamente a chi propone tesi alternative. Le tesi alternative devono essere sottoposte allo stesso vaglio critico, attentissimo, che si usa anche per le tesi governative. Beh, non abbiamo prove, mettiamola così, se c'è un incendio che si estende su 64 metri per 64 metri, fresco non farà. E adesso non voglio mettere in cacciata, però... No, però sappiamo per esperienza che negli incendi le cose si scaldano. C'è un filmato del NIST, volendo lo posso tirare fuori, che mostra bene cosa succede in un incendio domestico. Cioè, la temperatura arriva tranquillamente a 900 gradi in casa. È il famoso albero di Natale. Per cui, ecco, questi sono gli elementi che dobbiamo sempre tenere in considerazione. E poi farci delle domande. Possiamo portare la tesi di complotto a una situazione assurda? C'è qualche cosa che rende autocontraddittoria la tesi? Per esempio, se si dice che ci sono delle super tecnologie segrete che sono state usate per qualche cosa, allora vorrei dire, ma allora queste super tecnologie segrete tu come fai a sapere che esistono? È buffo, molto spesso quando parli con un cospirazionista, il cospirazionista dice sì, ma sai, la CIA ha questa cosa, ha queste basi, queste, l'area 51, ci sono gli alieni e tutte queste cose qui. Però, dice, ma tu come fai a saperlo? Sai, il segreto non dovresti saperlo. Chi te l'ha detto? Hai delle fonti credibili? Questo purtroppo molto spesso non c'è. Quando si va a vedere, salta fuori. Allora si chiede, ma se quello che tu mi stai dicendo fosse vero, non è che arrivi a una contraddizione? Questo è un discrimine molto utile. Prego. Volevo dire, come alcuni casi di complottismo, tipo le scientifiche che dicono che quando ti raggio il cervello ti fanno comportare come una robot, allora perché tu stai pensando diversamente se sei sottoposto a queste specie? Esatto. Cioè, chiediamoci sempre, c'è una contraddizione interna? Questo è un perfetto esempio. Cioè, se tu sei capace di pensare con la tua testa, vuol dire che il controllo mentale con te non funziona. E ma la risposta sempre pronta è, ma io ingerisco l'alga spirulina. È quello che viene sostenuto da alcuni appassionati di scienze chimiche che dicono noi abbiamo un antidoto che ci permette di pensare in modo libero, di non essere influenzati da queste cose. E allora salta fuori una seconda contraddizione, dice, ma allora scusa, avrebbero fatto questa immensa cospirazione con migliaia di aerei che buttano milioni di tonnellate di roba e tu la freghi con l'alga spirulina. No, senso. Quindi questo è molto, molto importante. Se si riesce ad arrivare a qualche cosa di contraddittorio, si riesce a fare molto. Guardate per esempio, questo è un piccolo esempio di come si fa business con il cospirazionismo e come si fa la selezione dei fatti per costruire una tesi. Questa è una rivista che pubblicava tutta una serie di annunci di catastrofi e semplicemente scegliendo le catastrofi a capocchia era possibile costruire uno schema. Questo è un altro dei fenomeni a cui dobbiamo fare moltissima attenzione. È facilissimo prendere una serie ad arte di dati e costruirci sopra qualunque tesi. Oltretutto, noi siamo degli ottimi riconoscitori di schemi, tendiamo a notare l'ordine anche dove in realtà l'ordine non c'è. Tendiamo a vedere schemi all'interno di dati anche quando in realtà lo schema non c'è. E se non sappiamo compensare questa nostra tendenza naturale, tendiamo facilmente a vedere dei fenomeni che in realtà non ci sono. E lui dice, fatti sconvolgente degli ultimi 10 anni, è bravo, ho preso proprio quelli degli ultimi 10 anni, non è che ci sono, prima non c'erano. È come dire, ultimamente i terremoti sono aumentati, no, ultimamente c'è più informazione sui terremoti, non è che il numero dei terremoti è aumentato, e via dicendo. Se riesco a fare attenzione a questi dettagli, posso spesso trovare dei criteri per non perdere tempo su tesi troppo fantasiose. E l'altra cosa che devo fare è chiedermi, ma c'è un'altra spiegazione possibile? Non è che
l'unica che mi viene proposta la devo prendere per buona anche se è straordinaria, non è che magari c'è un'altra spiegazione più semplice che giustifica questo evento anomalo? E questo capita molto spesso, un fenomeno inizialmente straordinario quando comincia a raccogliere abbastanza dati diventa assolutamente normale. Però se non ho la preparazione, se non ho l'esperto portato in mano, è facile trovarsi in difficoltà di dire questo deve essere un fenomeno incredibile, straordinario. Giusto per fare un esempio, qualche tempo fa giravo questa straordinaria fotografia di questo UFO sospeso sopra la città di Catania in pieno giorno, e i testimoni hanno detto no, guardi, la fotografia l'ho fatta dalla mia camera d'albergo e io l'ho visto. E ma la prima domanda è: ma tutti i catanesi dove erano? Cioè erano in casa, nessuno ha visto questo gigantesco veicolo sospeso sopra la città, solo loro. Già questo è il primo aspetto di contraddizione. Seconda è l'affermazione che viene fatta subito dopo al giornalista che racconta questa storia: la cosa straordinaria è che questa fotografia è stata esaminata dai massimi esperti di fotografia e risulta che la foto non è stata manipolata. È vero, perché esistono dei trucchi fotografici che si fanno senza manipolare con Photoshop. Questi due burloni avevano preso, letter giuro, non sto scherzando, avevano preso la carta igienica bagnata, l'hanno appiccicata alla finestra, hanno fotografato attraverso la finestra il panorama di Catania e hanno inventato la storia dell'UFO. Nessuno dei giornalisti che ha riportato questa storia si è fermato a dire aspetta un momento, siamo sicuri? Quindi a volte ci sono delle spiegazioni più semplici. In questo caso non c'è la cospirazione dell'UFO invisibile, ma c'è semplicemente un gruppo di bulloni che vuole raccontare, vuole prendere in giro qualcuno. Un altro criterio che io trovo molto utile per capire se siamo di fronte a una tesi che merita di essere esaminata o se invece va scartata è come si comportano i cospirazionisti. Cioè, alla fine, la differenza fra il cospirazionista e lo scettico è anche molto spesso una questione di linguaggio. Cioè lo scettico affronta il problema con una certa serenità, con lucidità. Dici, guarda, potrebbe essere vero, potrebbe essere falso. Vediamo di raccogliere i dati, una volta che abbiamo raccolto tutti i dati, proviamo a costruire un modello che spiega tutti questi dati. È un approccio classicamente scientifico. Il cospirazionista parte a rovescio. Parte dalla tesi, deve essere sicuramente stata la lobby dei uomini di lucertola, quindi scelgo i dati che confermano questa tesi e scarto tutti gli altri. E soprattutto quando viene confrontato, quando un'altra persona cerca di dire ma sei sicuro, non è che hai scartato qualche dato per far quadrare i tuoi conti, allora è importante vedere la reazione, perché una persona che ha un approccio onesto a qualunque tesi di complotto risponderà serenamente. Una persona che invece ha, come dire, delle questioni fortemente emotive che la legano a questa tesi risponderà in modo diverso. Questo è un caso concreto. Cioè, se qualcuno tira fuori un'obiezione, dall'altra parte senti una è vero, non ci avevo pensato, interessante, fammi andare a ricontrollare, grazie. Oppure dall'altra parte viene fuori una cosa così, ti offro due alternative, vai a cagare, informati. Massimo Mazzucco, luogo comune. Quindi è uno dei principali complottisti di lingua italiana. Altro giochino che si può fare, test. C'è un esperimento che possiamo fare per vedere se le cose sono veramente come viene detto. Per esempio, l'acciaio brucia veramente alle temperature di un incendio domestico, non è un'operazione che vi consiglio di fare in casa, però se guardate per esempio i resoconti dei Vigili del Fuoco, recentemente c'è stato, mi sembra, a Genova un incendio di un capannone che aveva delle travi in acciaio non rivestite antincendio, si sono letteralmente sciolte, le travi in legno sono rimaste in piedi paradossalmente, ma le parti in acciaio si sono inflesse, la struttura ha ceduto. Quindi possiamo effettivamente in un certo senso fare degli esperimenti conclusivi in questo senso. La tesi che ci viene proposta prevede qualche cosa per il futuro, fantastico, basta aspettare che arrivi la scadenza. Quello che è successo per esempio con questa pubblicazione 2012, la fine del mondo, che è bello come proposta editoriale, perché dice numero uno, perché potrebbero essercene degli altri, no? Siamo ottimisti, metti che alla fine del mondo, dopo la fine del mondo usciremo con numero due. E qui, questa è una cosa che è stata venduta in piccola, cioè qualcuno ha pensato che potesse essere un'operazione commerciale di buon ritorno fare un pubblico opuscolo con tutte le tesi di complotto. In questo caso
la previsione è stata fatta ed è fallita miseramente. Quindi sappiamo che la tesi di cospirazione secondo la quale i governi ci nascondevano che i Maya sapevano che la fine del mondo sarebbe arrivata nel 2012 è completamente una pazzata. Quindi cerchiamo sempre di vedere se c'è qualche cosa. Giusto per farvi un esempio molto concreto di questi giorni, un collega giornalista che è docente di giornalismo in una scuola dove abito io in Svizzera, Marcello Foa, ha fatto all'inizio del mese scorso, 9 aprile scorso, ha fatto un annuncio dicendo che lui sapeva che c'erano dei 150.000 riservisti americani che avevano ricevuto in segreto una lettera per essere convocati per chissà quale operazione militare. Paventava venti di guerra da tutte le parti. Qualcuno gli ha detto, scusi, lei come fa a saperlo? Se è un'operazione segretissima. E lui ha detto, io ho le mie fonti. È passato un mese, lui ha detto che, cito giusto per essere sicuri, sta per iniziare una vera guerra, i segnali che giungono in queste ore sono molto allarmanti. L'esercito americano sta inviando in queste ore 150.000 riservisti delle lettere con un preavviso di mobilitazione. L'annuncio ufficiale del Ministero della Difesa dovrebbe essere dato a breve, un mese fa. Non è ancora successo niente. E l'altra domanda che è stata fatta è, ma come mai tu, in tutto il mondo, sei l'unico a sapere di questa cosa? Quindi queste sono le domande che dobbiamo abituarci a fare. E poi passando dall'esame tecnico-pratico alle emozioni, c'è secondo me un aspetto, una leva emotiva che dovremmo sempre considerare. Proviamo a vedere che atteggiamento ha il cospirazionista, il sostenitore della tesi alternativa. C'è qualcosa, provate sempre a fare la domanda, ma c'è qualcosa che ti farebbe cambiare idea? Il complottista dirà no, perché io sono sicuro di quello che credo di sapere. Non c'è nulla che possa scalfire la sua opinione, perché non è un'opinione basata sui fatti. Mentre lo scettico dirà, beh sì, se succedesse questo, se succedesse quell'altro, potrei cambiare assolutamente idea. Cioè se qualcuno mi tirasse fuori una macchina per fare gli ologrammi al posto degli aeroplani, allora potrei dire sì, l'idea che gli ologrammi ieri dell'11 settembre erano gli ologrammi, avrebbe un minimo di credibilità. Non l'ho ancora fatto nessuno. O che alla Casa Bianca gli UFO sono già arrivati, che fatemi vedere le prove, che c'è un alieno nella base dell'Area 51, fatemi vedere le prove e cambierò idea. Il cospirazionista invece non vuole cambiare idea per nessuna ragione. E poi questa è una cattiveria, scusatemi, però è da dire, perché una delle cose amare che si impara facendo giornalismo, soprattutto quando si vedono le notizie che arrivano da certe parti del mondo, è che quando tu scopri qualche cosa di veramente scottante che riguarda un governo, un'azienda molto importante, finisci male. Non è che te ne stai a casa tua, scrivi il tuo bloggettino e intanto dici che questi fanno cose terrificanti e nessuno dice niente. Se il nome Anna Politkovskaya non vi dice nulla, Google è vostro amico. Se altri nomi come quelli di giornalisti che hanno da sempre segnalato la corruzione dei governi, per esempio in Russia o in altri paesi, queste persone quando trovano qualcosa di vero, di documentabile, quando cominciano a raccogliere informazioni su organizzazioni criminali, su governi, su persone o aziende, fanno una brutta fine. Quindi la domanda cattiva è: i sostenitori della tesi come stanno a salute? Perché se stanno bene vuol dire che non hanno trovato niente, sono completamente innocui, sono il più lontano possibile dalla verità. Nel momento in cui dovessero arrivare a trovare qualcosa di veritiero, ammesso che ci sia, farebbero probabilmente una brutta fine, arriverebbe qualcuno, lo sappiamo, non perché io così la voglio mettere come battuta, ma lo sappiamo per esempio dall'ufologia. L'ufologia seria, quella che raccoglie i documenti, che esamina, ha scoperto per esempio che molti dei voli, molti degli avvistamenti, scusate, ufologici degli anni 70 negli Stati Uniti, raccontati da piloti di linea, quindi osservatori, testimoni attendibilissimi, con tanto di tracciati radar, con conferme da parte dei controllori di volo a terra, erano voli dell'SR-71, che era un ricognitore strategico, trisonico, un aereo che ufficialmente non esisteva. E ora sappiamo di questo velivolo, che ha una storia meravigliosa, e sappiamo anche che dopo un avvistamento del genere, quando il pilota segnalava vorrei dichiarare UFO, arrivavano letteralmente quelli dell'FBI a dire senta, lei è un americano, lei è un nostro
collega, pilota, quello che lei ha visto non è un veicolo extraterrestre, ma non le possiamo dire che cos'è. Ci faccia la cortesia di stare zitto fino a che glielo diciamo noi, le faremo sapere. Quindi noi abbiamo queste informazioni, sappiamo che questo è il modo di operare dei governi. Se un complottista sta bene ma dice che c'è un'enorme cospirazione per uccidere miliardi di persone, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi vediamo cosa si può fare. Io ho un paio di consigli proprio sulle conversazioni, perché a questo punto magari questa cassetta degli attrezzi potrebbe venire voglia di cominciare a fare dibattiti, conversazioni, eccetera. Attenzione, ve lo dico per esperienza e per cicatrici prese su vite. Discutere con un cospirazionista, credo che la battuta sia un po' come giocare a scacchi con un piccione. Fa la cacca dappertutto sulla scacchiera, poi se ne va tutto infelito, convinto di aver vinto. Quindi, attenzione a scegliere bene come spendere il vostro tempo. Prima di tutto, delle regole di comportamento. Come dicevo prima, lo scettico si distingue dal complottista, dal fanatico, dall'approccio che ha. Quindi non si critica la persona, tutti possiamo sbagliare, io sbaglio, ho detto molte fesserie in convegni pubblici, mi sono dovuto correggere, scrivo e intanto scrivo degli errori e li devo correggere, quindi tutti possono sbagliare. Allora quello che si fa è criticare l'idea, non la persona, non si dice tu sei cretino, si dice guarda la tua idea probabilmente è sbagliata perché vogliamo parlarne. Questo è molto importante per stabilire un rapporto, perché se cominciamo a insultare la persona o a dire tu non capisci niente, si alza il muro. Poi, cioè, parlarci fra di noi scettici non serve a niente, dobbiamo raggiungere le persone che hanno dei dubbi, dubbiosi. Attenzione, anche questa è una regola, diciamo, una regola un po' fa, ci troviamo a discutere una situazione di questo genere e lui mi disse guarda, capisco il tuo punto di vista, però se tu parli questa storia di cospirazionismo stai regalando pubblicità a questo ciarlatano. Quindi se non arriva sui giornali, se non è già dappertutto sui giornali, lascia perdere, non ne vale la pena, gli finisci per regalare tanta visibilità. E soprattutto un'altra cosa, non si lavora per chi è arrabbiato, si lavora per i dubbiosi, quelli che dicono aspetta, non ho ancora deciso com'è la storia ma voglio capirci. Lasciate perdere quelli che hanno già le idee ben precise, già radicate. Non è troppo difficile cambiare un'idea una volta che si è ben radicata, soprattutto quando è una tesi di complotto. Essere molto calmi, molto sereni, essere olimpici. Cioè, ho un collega blog, un commentatore sul mio blog, si chiama Sir Edward, al quale io devo un enorme debito di gratitudine con lui, perché mi ha insegnato a essere olimpico nelle cose. Non sempre ce la faccio, ogni tanto la voglio immolare la sberla, passa e se ne va, però già cominciare a mostrarsi sereni, perché alla fine in realtà il cospirazionismo non è la mia tesi contro la tua, è un dibattito pubblico nel quale non ci sono solo due persone che dicono secondo me così, secondo me cos'ha, ma c'è anche un pubblico che sta ascoltando e spesso quella conversazione cambia le idee delle persone. Il fatto stesso di vedere che una persona è rabbiosa e l'altra invece è tranquilla e serena per una persona che non conosce l'argomento è un discrimine fondamentale. Dice guarda, non capisco niente di questa discussione sugli effetti del papilloma virus e del suo vaccino eccetera, però lui parla in modo tranquillo, quell'altro non è esagitato, non mi fido dell'esagitato. Quindi anche se siete complottisti fate calmi, vi diremo tutti più sereni. Un'altra cosa affascinante che ho visto in questo campo è attenzione, quando si smonta una tesi di complotto si va contro una resistenza psicologica fortissima. C'è questa paura del vuoto, cioè togli la tesi di complotto e dici adesso tutto quello che mi ha raccontato, quello che credevo fosse vero, non è vero, e mi nasce con una storia noiosa e complicatissima. Non è interessante, cioè dal punto di vista della storia non è appagante. Allora, per esempio, per l'11 settembre è difficile, ma per cose come lo sbarco sulla Luna è fattibilissimo. Gli togli il falso complotto, gli americani hanno fatto finta, hanno messo tutto in scena in uno studio, ma proponi un vero complotto. Guarda, i russi hanno veramente fatto delle cose finte. E poi aggiungi anche le storie eccezionali degli astronauti e dei cosmonauti. Quindi è importante sostituire questo vuoto che si forma con qualche cosa che possa stimolare di nuovo l'interesse. Cioè siamo esseri umani, non siamo macchine
alle quali già hai in mente e basta. Quindi anche compensare questa paura del restare a piedi è fondamentale. E poi una raccomandazione di fondo. Il tempo che abbiamo nella vita è limitato. Neil Armstrong, l'astronauta lunare, diceva che ognuno di noi ha un numero finito di battiti del cuore. L'importante è spenderli bene. Quindi mettersi da qualche parte in una chat privata su Facebook o su WhatsApp e discutere con un complottista è inefficiente. Alla fine non ne ricaverete granché. Ma fare una discussione pubblica può essere utile e costruttivo. Allora, scegliete anche gli argomenti, scegliete le conversazioni da fare, decidete bene come spendere il vostro tempo e magari scegliete anche il modo di comunicare a un vasto pubblico. Quindi magari basta quel piccolo trafiletto sul giornale che viene letto da decine di migliaia di persone, o basta Maurizio e Forza. Noi, The Bunker, abbiamo un debito con Maurizio e Forza immenso. Perché noi ci siamo affannati per anni a cercare di spiegare, guardate che Voyager è una trasmissione di panzane, è intrattenimento di fantasia, non è reale, è come il mistero e i suoi gnomi armati di asce che girano dei cose. Va bene, ok, se ci fosse scritto sotto, come quelle sigarette, nuoce gravemente alla salute, nuoce gravemente ai tuoi neuroni, te lo guardi, ci ridi e va bene, ma presentare in modo serio. E noi abbiamo speso fiumi, abbiamo speso fiumi di parole per cercare di contrastare la marea montante dei Maya e dei pietre di Ica e del drago in formalina e tutte queste cose che tirava fuori Giacomo. È arrivato Crozza, ha fatto Katzenger. Adesso cosa fa Giacomo? Si è dovuto rifare una personalità, una personalità, perché non è più, cioè è talmente macchietta quello che fa Crozza, che è riuscito con una semplice operazione, parlando in televisione a milioni di persone, è riuscito a smontare quello che noi con i fatti semplici non saremmo mai riusciti a fare. Quindi insomma, gli ingredienti ci sono. Questa è la scatola di attrezzi. Ovviamente c'è un ultimo attrezzo finale che vi chiedo di guardare ora con molta attenzione, perché uscite da qui ovviamente, non dovete ricordare. Grazie della vostra attenzione, se ci sono domande sono a vostra disposizione, ho qui tantissimo materiale per cui possiamo magari spaziare su una tesi di cospirazione particolare se vi interessa. Comunque, grazie per aver seguito.